Ciao ragazzi, buona domenica. Mi trovo fuori dal Giardino dei Giusti, ex Giardino dell'Alloro. Un giardino inaugurato nel 2000, guardate che palme, progettato dagli architetti Licastri e Prestigiacomo. Il progetto si rifà alle exirbe del 1200-1300, però questi muri perimetrali sono quello che rimane di un palazzo del 1700. Qui di fronte invece la chiesa di Santa Maria dell'Itria dei Cocchieri, dove io vi consiglio di entrare, anche se l'esterno può sembrare nulla di che, dentro e sottoterra qui c'è una delle cripte più importanti di Palermo. Ancora oggi viene gestita dai cocchieri, da quelli che un tempo erano i cocchieri della città. I cocchieri della città erano gente importante, perché mi spiegavano tempo fa all'interno di questa chiesa che i cocchieri erano persone più vicine ai nobili, a volte quasi pranzavano con i nobili, era la gente che sapeva i fatti più privati dei nobili, quindi essere cocchieri era molto importante. A tal punto da avere una chiesa loro e ad avere questa congregazione che ancora oggi gestisce questa chiesa è, ripeto, la cripta meravigliosa che c'è sottoterra. Guardiamo le mura del giardino. Guardate che il portone doveva essere questo del palazzo. Prima si chiamava Giardino dell'Alloro, poi Giardino dei Giusti. Giusti sono i giusti siciliani che si ribellarono all'Olocausto. E oggi viene dedicato a loro. Guardate che spazio meraviglioso con dentro i mandarini, le arance. Che meraviglia, con queste palme. È un giardino pubblico, sempre aperto. In via Alloro, nel cuore del centro storico. Di fronte c'è un ristorante e andiamo a vedere come si mangia. Diamo un'occhiata al menù. Io mi sa che prendo le fettuccine alla bottarga di tonno. Sono arrivati questi carciofini invitanti. Vedete, sono belli. Sono belli sti carciofini. Sono belli, belli proprio, buoni. Me ne hanno rubati tre accanto. Vediamo. Non mi ricordo. Sono buonissimi. Il pesce. Arrivate le fettuccine alla bottarga, vongole e pomodorino. Guarda che meraviglia. E una cacio e pepe e scampi. Con una tartare di scampi. Lui cerca di scampi. Che meraviglia qua. Bello. E una intramontabile Ricci. Che meraviglia quella coi ricci, eh? E siamo al dolce finalmente, il cannolo della tradizione. Già mezzo l'abbiamo fatto saltare. Che buono, eh? Buona domenica. Buona domenica.